Anche Trei ha fatto l'Italia è il titolo di una interessante conferenza divulgativa frutto della collaborazione tra il Comune di Treia ed il professor Alberto Meriggi, a cui si deve un lungo lavoro di studio della storia cittadina, culminato nella pubblicazione di numerosi scritti di alto valore scientifico. Strutturata come un talk show, la conferenza ha preso spunto dalla presenza nella storia del Risorgimento italiano di figure leggendarie treiesi. In primis quella di Carlo Didimi, fuoriclasse del pallone col bracciale e patriota, portato ad esempio della gioventù dell'epoca da Giacomo Leopardi nella sua Un vincitore nel pallone. Quindi quelle di Filippo Pierucci, Luigi Bonvecchi e Giovanni Sacchi, i tre treiesi che si unirono alle truppe garibaldine. Per raccontare una storia così avvincente come quella del Risorgimento a firma treiese, proprio di fronte alla camicia rossa indossata da Filippo Pierucci, si sono succeduti il rigore storico-narrativo del professor Meriggi e del professor Gilberto Piccinini, presidente della Deputazione di Storia Patria per le Marche, la lettura drammaturgica di poesie e documenti d'epoca e le straordinarie ballate popolari del compianto Peppe De Virtina, nonché un contributo d'eccezione tra i pronipoti delle eroiche figure raccontate presenti in sala, come la partecipazione di Anita Garibaldi Giallè. È proprio l'incontro con la signora Garibaldi ha fatto scoprire a Treia, una città in cui il binomio campione nello sport e nella vita viene ribadito ogni anno con la disfida del bracciale dedicata a Carlo Didimi, che non solo Leopardi, ma Garibaldi era dello stesso avviso. Lui disse: le popolazioni sane devono fare sport, e non distingueva tra ragazzi e ragazze. Tutti dovevano fare sport. Ma perché? Perché naturalmente un giovane che faceva sport era abituato a lavorare in squadra, era abituato a perfezionarsi fisicamente. Le società di tiro a segno cos'erano se non preparazione dai garibaldini? Dunque anche questo impegno particolare col pallone aveva un senso anche garibaldino. Poi ricordo che prima di Garibaldi, ma appena prima, Mazzini aveva detto: l'Italia la devono fare i giovani. Lui l'aveva detto malignamente, perché non voleva la gente di Buonarroti tra i piedi, che avevano un altro modo di far l'insurrezione. Però ecco, l'esaltazione dei giovani è stata importante attraverso lo sport. Tra l'altro lo sport lo praticavano molto i giovani inglesi, e anche in questo Garibaldi aveva un po' questo modello, ed è per questo che in questa occasione del 150esimo la figura di Mameli è molto apparsa, perché rappresenta la più bella giovinezza d'Italia e quella che evidentemente si è sacrificata. Dunque questo è uno spunto veramente importante. Tra storie ed aneddoti, il racconto si è dipanato con una forza d'impatto difficilmente ripetibile, aprendo al numeroso pubblico presente una finestra su un periodo storico che merita di essere ulteriormente approfondito.